eccomi qua con un nuovissimo lettore CD dell'audio analog. Parliamo dell'inizio 2015, macchina uscita da pochissimi mesi, e si parla del nuovo fortissimo, il fortissimo AirTech CD Player DAC. Erano partiti con il fortissimo, che era un 100 watt classico con l'entrata USB, e poi si sono evoluti con il fortissimo AirTech, che a differenza diciamo estetica rispetto al modello vecchio, aveva il pannello un po' più sottile rispetto a questo, e poi sono passati anche al fortissimo CD DAC. Macchina molto molto interessante. È un 32 bit 192 con dei componenti veramente di qualità. Lo troviamo in due colori, questo qua nero oppure il classico silver, sempre colore storico diciamo di audio analog, e ha un prezzo ad oggi nel 2015 di 1799 euro di listino, poi c'è un po' di scontistica. Ecco, devo dire che qua hanno fatto, come quasi sempre succede, per non dire sempre, Audio Analog tira fuori degli oggettini molto molto interessanti, molto molto ben suonanti, a dei prezzi sempre rapportati al prodotto molto molto competitivi. In particolare questo, perché ultimamente non se ne trovano tanti dei lettori CD che fanno anche da DAC e hanno l'entrata USB di questa caratura, ecco, e prezzo. Si trovano gli Acuphase, ultimamente anche qualche Macintosh, penso anche i Teach, però costano veramente tanto tanto. Bene. Andiamo a elencare un po' le caratteristiche. Naturalmente abbiamo il solito telecomando audio analog che vi ho fatto vedere tante volte, si illumina d'azzurro quando noi lo andiamo a toccare. E abbiamo questo display che è un po' differente rispetto, lo vedete meglio, scusate, un po' differente rispetto ad altri lettori, perché ci dà tante tante informazioni. Cioè, qua è la frequenza di campionamento. Io non so perché inserisco i CD, dovrebbe essere 192, poi invece automaticamente passa a 176.4. Qua abbiamo i comandi, il play, l'avanti, l'indietro, e qua abbiamo i minuti. Vedete com'è bello il display blu, è veramente accattivante. E da questa parte invece ci dice che cosa stiamo usando come sorgente, in questo caso il CD. Qua abbiamo il tasto che ci seleziona, vedete qua dice DAC, Not ready, coassiale. Dopo qua ci dice da questa parte che cosa andiamo ad attivare, perché dietro abbiamo ben tre entrate, una USB, una coassiale e penso anche una ottica. Vediamo, USB, qua il CD, ottica e cosa. Quindi capite che è veramente molto molto completo. Gli possiamo attaccare un altro CD, un'altra sorgente, un DVD, quello che abbiamo, ma anche il nostro computer. Il collegamento è fatto a, diciamo, come quello delle stampanti, ed è veramente molto ma molto comodo. L'uscita cuffia, la forma è la classica di audio analog, cioè mai fuori dalle righe, molto raffinata, molto essenziale. I tastini sono piccolini, comodi, ben visibili, e abbiamo la particolarità, fammi vedere, sì, quando noi lo andiamo ad accendere non si accende, poi dobbiamo spingere il tasto stand by e via che parte. AirTech è la ditta, diciamo, consociata con Audio Analog, che produce dei cavi di ottima qualità,
e ultimamente in tutti i prodotti audio analog all'interno troviamo la cablatura AirTag. Questo gli dà un ulteriore, diciamo, upgrade, per così dire, perché non sono cavi, basta che sia, ma sono dei cavi. Andiamo a vedere le caratteristiche. Bene. Suono audio analog, dopo ve lo faccio vedere dietro perché così vi è più chiaro. Il suono audio analog è sempre stato un suono che io direi che hanno copiato un po' dagli inglesi, un po' dagli americani, ma alla fine è un suono italiano. Cioè il medio alto si sente, ok, però è un po' stile inglese, non è sopra le righe, sempre, diciamo, presente. I canali e gli strumenti sono ben spaziati, ma non dà fastidio, ecco, non è un lettore CD come tutti gli apparecchi audio analog colorato. Il basso è, diciamo, fermo, non è esasperato, è fatto bene, insomma è un lettore CD che è veramente per tutte le stagioni. Bene, parliamo. La meccanica è una meccanica da computer della Teach, e qui voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Allora, molti pensano che queste meccaniche qua da computer siano scadenti e poco affidabili, invece devo dire che da quando Audio Analog ha montato queste meccaniche i problemi, le rotture si sono quasi azzerate. Se andate dal vostro rivenditore o anche con me, potete chiedere addirittura, quando acquistate l'apparecchio, se ve lo fanno come cortesia, ma penso di sì, di acquistare anche una meccanica in più, non costa molto, ok? E potete tenerla lì in emergenza, magari dopo 10 anni che usate il vostro lettore, vi si rompe, via, meccanica e ottica nuova, la sostituite e la fate partire, quindi da qualsiasi riparatore la potete far installare. È un consiglio che vi do perché vale molto la pena. Vedete, l'uscita e l'entrata è buona, guardate com'è, cioè è silenziosa ed è, direi, veramente di qualità. Tra l'altro il tecnico, un softwareista all'audio analog che è bravissimo, ha fatto degli aggiornamenti al software della Teach, che addirittura si è consultato con i tecnici della Teach e lo hanno trovato talmente interessante che gli ha dato lui consigli agli ingegneri della Teach. Bene, ve lo faccio vedere dietro. Eccocelo, dietro troviamo la nostra solito vaschetta VDE, tutte le volte lo spiego, qua abbiamo il nostro fusibile che bisogna tirarlo fuori come un cassettino se per caso si dovesse bruciare. Poi dopo abbiamo l'entrata USB, questo, il trigger out, cosa serve? È praticamente un connettorino che ci possiamo mettere un cavettino tipo quelli da cuffia per accendere gli altri apparecchi quando accendiamo questo, la nostra entrata USB, l'entrata coassiale, addirittura abbiamo un'entrata e un'uscita, l'entrata ottica, poi abbiamo le uscite bilanciate e le uscite RCA classiche, perciò macchina super completa. Ora, un'altra cosa, dentro alla nostra confezione troviamo il nostro CD con dentro un manuale che è veramente completissimo, sono tante tante pagine, fa vedere tantissime cose, spiega anche la macchina
come fare tutto praticamente. Non solo, troviamo i drive per poter usare quell'USB. Direi che se uno ha un computer aggiornato lo sente subito e non c'è problemi, però se dovessimo avere problemi qua dentro troviamo anche i drive e anche un po' le pubblicità degli altri prodotti dell'audio analog, che sono tanti e sono ottimi. Insomma, il prodotto ve lo consiglio molto. Io spero di essere stato chiaro. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.